Ciao a tutti amici e bentornati in The Walking Dead! Come al solito io sono Amorous Vital, benvenuti in questo nuovo video. Amici, siamo pronti per una nuova puntata di The Walking Dead. Possibile che mi impappino in tutte le cavolo di presentazione, ma detto questo amici, The Walking Dead, meraviglioso gioco della Telltale Games. Siamo qua a rivivere le emozioni di The Walking Dead, il primo. Ora, continuiamo là dove l'avevamo lasciato, cioè dove... Siamo arrivati a questa fantomatica fattoria e dobbiamo andare a prendere i cattivoni che ci hanno colpito e hanno ferito uno dei nostri. Ma adesso siamo pronti. Prima di tutto, via la cam! Ok, la cam se ne va e noi giochiamo e continuiamo là dove l'avevamo lasciato per l'appunto. E vediamo cosa succede in questa fantastica, sarà sicuramente fantastica puntata. Vediamo un po'! See anything? Not yet. I know it's around here. It's gotta be close. C'è della zuppa, un barattolo di zuppa già usato. Here. Oh shit, you found it? Ok, c'è un accampamento, sembra, o per meglio dire un qualcosa di... Però non sembra esserci nessuno, comunque. Ok, possiamo muoverci. In questo... Che sembra un accampamento, in realtà... Sembra anche disabitato come accampamento, tra l'altro. Sembra vuoto. Looks empty. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. Bene. Speriamo che nella tenda non ci sia nessuno, però sembra veramente vuoto questo accampamento. Non sembra esserci nessuno, nessuno, nessuno. E infatti non c'è nessuno. Clear. This camp's too small. Can't be their main base. Esatto, diciamo anch'io, cioè, mi sembrava anche a me, era impossibile una base di banditi questa. O di un altro gruppo comunque. C'è da dire una cosa, sto osservando adesso che il fuoco fuma, cioè, qua fuma. Vedete che fuma? Quindi vuol dire che è stato abbandonato da poco però, se fuma. Lì... Cioè, ok, vabbè, comunque diamo un'occhiata. Poco fa, zuppa express. Va bene, ok. Ok, sì, va bene, ho capito, lì, vai tranquillo. Ora, qua c'è una tanica di benzina, potrebbe far comodo. No, solo vapori, cioè è rimasta, è a secco praticamente. Abbiamo qua... Una scatola di Save Lost. What's in the boxes? They're all from Save Lots. The first few days they told folks to gather to the Save Lots by the interstate. Anything worth taking? Non sappiamo di chi sia questo campo. Might not be bandits. It must be. They don't share their neighborhood. Ok, praticamente ho trovato un'altra scatola di un altro nome. Comunque, Save Lost, praticamente lui dice, sostanzialmente che i primi giorni in cui è successa l'epidemia davano questi scatoloni con dentro delle provviste in alcuni punti, credo chiamati Save Lots o qualcosa del genere, Save Lots, insomma dei punti in cui vengono distribuiti insomma al mangiare, sostanzialmente quello. Però c'è anche una St. John Diary dalla fattoria. Come mai c'è una scatola della fattoria? Più scatole della fattoria ci sono.
più scatole della fattoria. Interessante sapere che ci sono delle scatole della fattoria. Ok, qua non possiamo fare niente. Ah sì, qua sì, possiamo guardare i rifiuti. Bene, allora continuiamo l'esplorazione veramente in circolo, in maniera tale che non andiamo a perdere nulla. Possiamo analizzare il carrello della spesa. Pare che stessero trasferendo tanta roba, dice lì, quindi... Ma di chi cavolo era sto campo? Esaminiamo la tenda. Oh, quindi due sacchi, di cui uno per bambini. Vedete, due sacchi a pelo. Uno dei due è per bambini, quindi ci deve essere stato un adulto e un bambino. Ok, però non sembra, assolutamente non è dei banditi, proprio lo escluderei a priori. Ora, giocando questa avventura adesso, dopo anni che non la gioco, sinceramente non mi ricordo, però non sembra proprio dei banditi, eccetera, eccetera. Comunque, raccogli la telecamera, è una telecamera. Sì, è un media player. Con la What do you find? telecamera. A video camera. Let me see that. Battery's dead, though. La Oh, batteria è good. scarica. Bene. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get È a move on. strano che risponda così quel faccia di barbabietola là, eh. I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Sì, noi gli abbiamo detto che è una democrazia, in realtà, lui dice, è strano perché sembra che Lily comandi tutti. E noi invece gli avevamo detto che era una democrazia. Comunque, c'è latte proveniente sempre dalla fattoria. E Nothing. poi nient'altro, però lui si è spostato e credo che adesso potremmo esaminare la tenda più a fondo, adesso che si è levato dalle scatole, infatti. Dove cavolo è andato quello lì? Stiamo molto attenti. Allora, c'è un coniglio insanguinato, c'è una foto e qua possiamo anche capire di chi era il... Una mamma e una figlia, e c'è un orsacchiotto, possiamo anche capire di chi era... Quindi questo campus. E tra l'altro sembra, infatti, coniglio insanguinato, cioè questo pupazzetto è insanguinato. Potrebbe essere successo qualcosa di strano. Siamo nel sacco a pelo, c'è un cappello dietro. Ma non è il cappello. Non è il cappello di Clementine? Questa qua è la tipa della foto, sembra. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. We had a Cos'è deal. successo qui? You people broke it first. Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them. Men who lived here. But it weren't safe. Not for me. Not for my girl. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away into the woods. Wouldn't tell me where. Questa è And I spaventata, begged them bisogna every way rassicurarla. I could think. They just laughed. So I killed them. Li ha And I'm uccisi. staying here till she comes back to me. One way or another. She'll come back. Now maybe you didn't hear Vabbè, me mi sa che last tua time. figlia, mi sa When che è I asked morta, you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little dove hai girl. trovato il cappello di Oh, is it Clementine? you? Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. Tu l'hai rubata a me. Ma questa pensa che Clementine sia What the sua hell are you figlia. Questa talking è about? pazza. You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, Oh, right che through. cattiva. String him up on that tree.
Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Metti giù la balestra. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. Cosa ci vuole ammazzare? Go on, tell him, boy. Tell him what you got in mind for. Noi abbiamo scelto di non sparare a Jolene, ma ha sparato il tizio lì che stava raccontando però una cosa di cosa in mezzo. Boom, gli ha sparato, quindi lo conosceva. Hai assassinato quella donna. Tra l'altro, amici, ci sono un po' di cose interessanti in queste scene. Adesso, appena finisce il dialoghi. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Ok, sembra che questa tizia qua sia a un certo punto stata con quei banditi e poi l'abbiano tradita. Però vedete la balestra che è in mano? Non a caso è stata messa, perché richiama molto ovviamente The Walking Dead. E questo è un chiaro messaggio della serie televisiva ovviamente di The Walking Dead. Anche perché è fatta esattamente uguale, quasi uguale, non proprio esattamente uguale, ma praticamente uguale la balestra di Daryl. Siamo tornati alla fattoria St. John. Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny. What? You ain't getting soft on them, are you? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, mama. Tra l'altro, sarà stato un colpo della balestra a ferire il nostro amico, oppure no? This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Ah, Terry è suo marito. Then, why don't you? Oh, calm down, princess. Questi litigano sempre. What's going on with them? Don't know. Squabbling looks like. A lot of tension with y'all, huh? Non posso non badare a loro, sono fatti così. Each of them wants to be in charge, you know? Well, it's probably just the hunger talking. We all get a little testy. We'll fix that shortly. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Ok, cosa strana di questa fattoria qua, amici, è che ci sta preparando la cena, ma eccola lì, Clementine. Possiamo dargli il cappello che abbiamo trovato. Possiamo quindi andare al finile, esattamente quel cappello lì che gli è stato rubato da quella donna lì, ma cosa veramente strana. Possiamo però, vediamo un attimo se riusciamo a parlare prima con Kenny o con Danny. Prima con Danny. Hello. Glad I got to use her today. My girl here. Esatto, una vacca sola. Come fate ad andare avanti con una vacca sola? They get hungry too. Or sick. Got your doctor friend here now though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal. Infatti stavo dicendo, come mai c'è solo una vacca? Tra l'altro, ma adesso con una vacca sola, come possono fare i vitellini? È impossibile. Comunque. Magari danno solo roba agricola, però sembra strano. Vediamo un po'. Con la pistola ti piace molto? Poi non ha pistola o fucile, è solo un po' inquietante, tutto qui. Times like these, a 243 will keep you warmer at night than any lady I ever know. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Ok, Danny ha notato che sei sospettoso, e devo dire che lo sono parecchio. All fixed. That should make everyone happy.
Kenny non è qua, quindi è andato Kenny, non si sa dove è andato. Possiamo a questo punto andare a guardare. Abbiamo la solita staccionata, il recinto elettrico, eccetera eccetera. Credo che possiamo andare a parlare a Lily e poi andare nel granaio e vedere cosa sta compinando Clementine e magari a questo punto dargli il cappello, no? Penso che sia questa la cosa da fare più furba. Però andiamo un po' prima da Lily. Qua c'è un mucchio di paglia, tra l'altro. Però cosa... Sì, mangiatoio per la vacca. Per una sola vacca che c'è. È lì che fa pensare male di questa fattoria. Però vediamo un po' a Lily cosa dice. Hey, so what happened at the camp? Did you guys find any more of those guys that hurt Mark? Danny ha sparato a qualcuno. She was talking all crazy and had a crossbow. So Danny killed her. Holy shit. Was she one of those bandits? Esatto, stava raccontando qualcosa che faceva Danny. Sì, anch'io me ne voglio andare da questa fattoria. Mi domando se qualcosa continua qui o di che stavate discutendo tu e Kenny. Di cosa stavate discutendo tu e Kenny? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are. Ah, quindi sono tutti sospettosi, siamo d'accordo che tutti. Tranne questo pistola qua che è sempre contrario a qualsiasi cosa. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Cibo da sport, potrebbe essere un'idea comunque. What makes you say that? What exactly happened at the camp? Ancora. It's nothing. Don't worry about it. Paranoia just getting to me a little bit. I know what you mean. Secondo me, these backwoods people always give me the creeps. If you ask me, we should just get our dinner and leave. Come on now. We don't want to be rude. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Sì, questo ce l'ha detto anche l'altra volta, va bene, bla 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 bla, però rimane il fatto che una fattoria con una sola vacca rimasta non è che andrà avanti per molto molto molto. Ora entriamo nel fienile o granaio, insomma quel che l'è, e andiamo a vedere. Infatti questa è la vacca che tra l'altro non sembra neanche stare bene. It's okay, Clementine, you can pet her. It's okay, go ahead. Brava Clementine, brava. Whoa. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see. Potrebbe partorire, quindi è incinta. E questo è una buona notizia. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? Hai leccato il blocco di sale? Non lo so, ma no, hai leccato il blocco di sale, che schifo! Allora, guardiamo la vacca che non sta benissimo. Infatti è molto magra, quindi non è che... Poi ci sono dei premi, guardate. Tipo primo, secondo, terzo. Insomma, questa vacca qua, o comunque le vacche qua, stavano bene. Allora, sentiamo un po' un attimo Clementine prima di dargli il cappello. She's pretty. Sì, ok, carina, va bene. Diamogli il cappello a questo punto. My hat, you found it. Sì, te l'avevano rubato. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Sì, okay, soprattutto I quella donna, come ha fatto a rubarlo? Non... Do you think you'll ever have kids? Mi piacerebbe un giorno. Maybe a little girl like you. Belle parole queste. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clint. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Ok, perfetto, la mucca l'abbiamo fatta. Parliamo con hey Andy un attimo. Yeah.
Come sta la vacca? Well, better now we got Doc on the case. Quando credi che mangeremo? We might eat. Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Abbiamo incontrato una donna nel bosco. Vediamo se ne sa qualcosa di lui. He probably talks a little more than he ought. Thanks. Yep. Ok. Duck, vediamo Duck come sta. Duck, come si fa a chiamare uno Duck? Anatra, come si fa? It smells funny in here. Like manure. What's manure? Duty. Mi ride. È proprio... Cioè, vabbè, ok. A questo punto andiamo a vedere un attimo nelle stalle, che sembrano vuote. Beh, assolutissimamente vuote. Vuota 1. Di qua possiamo verificare anche queste. Assolutissimamente sì. Quindi diamo un'occhiata anche qua. Vuota anche questa. Tra l'altro piena di... Credo che sia mangime, mi immagino. Ma sono tutte vuote. Che diavolo fanno a... vabbè, insomma... Spero che lo... Come cavolo... Cioè, spero che quella vacca lì stia meglio, perché qua... Cioè, non è che va tanto bene qua la situazione. Attenzione, ecco qua il blocco di sale famoso per la mucca. Pensate che Clementine se l'è leppato dopo che se l'è leppato la mucca. Cioè, io dico, ma come cavolo sei messa Clementine? Però va bene. Ok, qua c'è... Ecco, guardate qua. Ci sono esattamente le stesse scatole che abbiamo trovato là. Empty. Ed è vuota la scatola. Ok, andiamo a vedere qua a questo punto, l'ultima che ci rimane. Anche qua vuota. No, in realtà qua c'è dentro altre cose. C'è dentro, nella carriola c'è dentro... Looks like a bunch of old vecchi vestiti sporchi. Smells pretty foul. Ok, vecchi vestiti. Vecchi vestiti sarà stati qualcuno, ma di chi non si sa. Ci sono delle targhette, ma non si riescono a leggere. E qua c'è una porta, però è chiusa. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff, something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? La proteggerò in ogni caso. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise. Sentito un rumore. What? My point is we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Ok, in realtà è un lucchetto. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Perché c'è lo scassinatore? You know, uno di città, beh, uno di città è uno scassinatore, no? Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Ok, abbiamo capito che uno della Florida spara minchiato ogni tanto. Bene, bene a saperlo. In realtà abbiamo l'accetta, ma non possiamo utilizzarla. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly. Esatto, basta svitarle, non è che era difficile smontare questo lucchetto. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Sì, infatti è Andy, Danny. Sto
Sto solo controllando il fienile. Stiamo. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around. Tirano fuori sempre Mark, ma lasciatelo stare. You know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem, right away, Doc. Ok, va trovato un cacciavite, immagino, o almeno qualcosa per aprire. Distrai Andy per farlo uscire dal fienile. Bene, distraiamo Andy. Allora, per distrarre Andy sicuramente dobbiamo uscire noi. Quello è sicuro, e probabilmente farà accadere qualcosa. Che potrebbe essere magari... il tizio è il marpione, anche marpione. Oh, I manage just fine. Plus I have my boys to help out. I couldn't do it without them. Il marpione ci prova con la tipa. Comunque, detto questo, amici, sarà una bellissima puntata anche questa. Però, allora, secondo me disattivare il generatore potrebbe essere un'idea per farlo... Sicuramente la scatola attrezzi troviamo qualcosa, però disattivare il generatore potrebbe eventualmente attirare il tizio lì fuori. Vabbè, intanto ci pigliamo una, prendiamo in prestito questa. Benissimo. Ora, beh, la mia idea sarebbe quella di manometterlo, sinceramente. Andy sa riparare. Io Doug dove cavolo è, giusto per, allora qua abbiamo un pannello di accesso, è un interruttore, è un cacciavite, ce l'abbiamo. Allora qua si può spegnere, power switch. Perfetto, qua si può aprire. There you go. Perfetto, e qua io direi che la cinghia, sì, le puliegge fa girare, dai, lì. Qua possiamo intervenire e spaccare la cinghia. There, that should do it. No, se l'è proprio fottuta. Però ha funzionato in effetti. Ma come fa a dire che ha perso una ciglia? Cioè, dove è andata? Secondo te è scappata? Ma, cioè, va bene. Comunque va bene, amici, ha funzionato lo stesso. E questa è la cosa importante. E abbiamo anche un cacciavite. Però dico, ma come cavolo fa a perdere una cinghia? Un motore. Vabbè, insomma. Va bene, amici, andiamo avanti. Va che meglio. Non mi faccio domande su queste cose, perché in effetti meglio non farsele. Molto meglio non farsele. Ok, ora a questo punto parliamo con Kenny. Ho trovato un attrezzo multiuso. Perfetto, darmi una mano? No, va bene. Attenzione, invece suona. Forse è pronto da mangiare. Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad, come on, let's eat! Kenny, aggasato è Duck, però... Kenny, come on, don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Ok, leviamo questo affare qua. Vai. Svitiamo a croce, come si fa di solito. Cioè, si avvita a croce, ma si svita anche a croce. Oh, ne manca solo una, amici. Ne manca solo una. E stiamo per aprire. Attenzione. Oh, porco cavolo.
È un mattatoio, sembra. Boy, didn't you hear the bell? Attenzione. Dinner time. Perché c'è così tanto... Che diavolo è? What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Siamo sicuri che sia questo? E amici, per questa puntata di The Walking Dead è tutto. Cosa succederà? Abbiamo trovato che dentro quel fienile lì si trovano delle armi strane, soprattutto anche delle armi per bloccare degli arti umani, non fatti per gli animali. Perché? Soprattutto, hanno detto che qualsiasi cosa che trovano nel bosco la portano lì, la scuola, eccetera. Ma qualsiasi cosa cosa? La cosa fa pensare. Andiamo e nel prossimo episodio andiamo assieme io e voi, e andremo quindi assieme nel prossimo episodio a capire cosa è successo. Ma per questa puntata è tutto, quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Appunto, mi sono impappinato in questo discorso, ma va bene così amici, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, like se vi è piaciuto il video, commentate, condividete, dite la vostra. Da Amorus è tutto, ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti.